Ecco, ci troviamo con Angelo Tabaro, per affrontare il problema del passaggio del digitale terrestre. Ci sono decine di migliaia di persone che non vedono, non si riesce nemmeno a quantificare perché si parla di circa 100.000 persone nel Veneto orientale, però se sommate a quelle del Friuli, del vicino Friuli, si vocifera. Molti di più, se non il triplo o il quadruplo. Vogliamo chiarire innanzitutto qual è il suo ruolo, per il passaggio al digitale terrestre. Lei è la persona che è stata delegata a gestire il passaggio al digitale terrestre? Allora, io sono responsabile di un gruppo di lavoro che da 2 anni sta affrontando il problema del piano delle antenne, cioè dei tralicci da cui poi le emittenti televisive, i broadcaster, trasmettono i propri segnali e passando diciamo, dall'analogico al digitale. Il principio era quello di far trasmettere i segnali dalle stesse posizioni da cui diciamo partiva il segnale analogico in modo da far sì che la stragrande maggioranza dei cittadini non ricevessero il segnale dalla stessa antenna da cui ricevevano il segnale analogico. E questo è stato predisposto il piano antenne e che sostanzialmente rispondeva a questo quesito. Poi va chiarito diciamo quella che è la posizione e il ruolo della regione nel passaggio al digitale. Allora, innanzitutto la transizione dal sistema di trasmissione televisiva analogica al sistema di trasmissione televisiva digitale non è una decisione presa a livello locale né a livello nazionale, è una decisione presa a livello internazionale. Il problema qual è? Quello che lo spettro delle frequenze per le trasmissioni televisive è limitato, limitato rispetto a quelle che sono i bisogni e le esigenze di una società contemporanea. Noi siamo nella società della comunicazione e tutti gli spettri, diciamo tutti i segnali, le frequenze non servono solo per la televisione, ma servono anche per tutti, per il telefono, i telefoni di nuove generazioni, i nuovi sistemi, diciamo, di comunicazione. Per cui era necessario una ridefinizione a livello internazionale del sistema e attraverso il passaggio dal sistema analogico al sistema digitale si aprivano delle possibilità nuove che permettevano di continuare l'evoluzione nel sistema. Mi scusi se la interrompo, lei è anche responsabile del Corecom e qual No. è il suo ruolo Allora, nel... il Corecom è un'agenzia, è un comitato autonomo che è il Comitato regionale per la comunicazione, il quale ha il compito di coordinare l'attività e controllare e monitorare l'attività delle emittenti televisive. Non ha competenze dirette nel passaggio al digitale, perché nel passaggio al digitale le competenze le aveva l'Agcom, cioè l'agenzia, l'authority nazionale, alla quale era stato assegnato il compito di ridefinire la distribuzione delle frequenze che venivano assegnate all'Italia. Ma lei Anche ha un qui, ruolo nel Corecom? no, io diciamo il Corecom è la struttura di supporto, diciamo organizzativo del Corecom dipende dalla mia segreteria. Ma il Corecom è un organismo autonomo, ecco, Perché è no, Commissione è un'autorità regionale per la per la comunicazione. comunicazione. Volevo fare una No, perché premessa. non si capisce, siccome il suo nome risulta appunto sul Corecom e non No, si capisce in quale modo. allora, il Corecom è un comitato autonomo, no? Che opera sulla base di una delega dell'Agenzia Nazionale, dell'Authority Nazionale per le Comunicazioni. Questa struttura, questo comitato ha bisogno di una struttura organizzativa che lo supporti nelle sue attività. Questa struttura organizzativa, che è un servizio, dipende direttamente dalla mia segreteria, cioè diciamo, è una delle strutture che dipende dalla mia segreteria. Io attualmente sono responsabile del coordinamento che va dalla cultura, dell'attività culturale e spettacoli, beni culturali, il turismo, le attività, la Ho visto, ha una promozione lunga turistica lista di... integrata, l'internazionalizzazione,
le politiche comunitarie nel settore dei beni culturali, la comunicazione e il core. Come, questo è un po' però, lo spettro nel quale... Lei è anche membro di una commissione che non mi ricordo più adesso la sigla, per il passaggio al digitale terrestre, adesso non mi ricordo. Lei... Il CNID, il Comitato Nazionale Italia Digitale. Ecco, ecco, esatto. Allora, il Comitato Nazionale Italia Digitale è un organismo in cui i soggetti interessati al passaggio al digitale per le varie competenze, e quindi l'Agicom, cioè l'Autorità Nazionale delle Comunicazioni, il Ministero per lo Sviluppo Economico, in particolare il Vice Ministro per le Comunicazioni, tutte le varie emittenti, quelle organizzate in le varie emittenti organizzate in vario modo, le emittenti nazionali, quindi il RAI, Mediaset, Rete Capri, eccetera, i rappresentanti degli antenisti, i rappresentanti del Comitato dei Consumatori, cioè tutti i rappresentanti delle regioni sono attorno a un tavolo per affrontare la programmazione del passaggio digitale in Italia. Si è partiti con la prima regione, che è la Sardegna, poi sono seguite a ruota il Lazio, la Campania, poi il Piemonte, poi la nostra zona, che è quella della Lombardia, Veneto ed Emilia, Lombardia, poi noi, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, e poi andremo il prossimo anno, ci sono le Marche. Però si è parlato anche, c'è una delibera di giunta del 2009, di una commissione specifica di super esperti sul sito internet e in rete, proprio aveva il compito di fare informazione e di fare questo passaggio al digitale. Allora quello che si chiede il cittadino, allora qua abbiamo diversi enti, cioè non è stato sottovalutato o non, non è che non ci sia occupati il problema. Allora, essendoci così tanti esperti e commissioni, allora, come mai questo risultato? Allora, la commissione è stata costituita proprio dopo aver affrontato, io sono responsabile dei due gruppi. Il gruppo per il piano delle antenne, il piano dei tralicci, e abbiamo consegnato il sistema, il piano delle antenne per la grande comunicazione, e lì abbiamo dovuto poi affrontare il problema delle antenne per la comunicazione nelle zone di montagna, dove cioè il segnale RAI non arrivava direttamente. Poi in un secondo momento abbiamo costituito il gruppo supporto al comitato nazionale per la parte veneta di preparazione al passaggio al digitale. Ma qui va chiarita bene la competenza della regione, cioè la regione non entra nel merito delle frequenze perché non è competenza della regione, anche se poiché il piano della distribuzione delle frequenze è stata decisa e prevedeva che non ci fossero frequenze per le nostre emittenti regionali, come regione abbiamo sostenuto e siamo intervenuti presso il Ministero per far riconoscere all'emittenza regionale delle frequenze sufficienti per poter affrontare per poter continuare a trasmettere, altrimenti non potevano trasmettere. Però il problema non è della regione, il problema è dell'autorità che assegna le frequenze, e anche qui va chiarito. Cioè non esistono frequenze vendute, frequenze, lo spettro delle frequenze in analogico viene cancellato, con il digitale è completamente cancellato, quelle analogiche scompaiono completamente, quindi chi aveva una frequenza non aveva più diritto a questa frequenza. Con il digitale le frequenze non erano più le stesse, cioè il numero di frequenze non era più lo stesso di prima. Perché? Perché a livello internazionale c'è stata una ripartizione delle frequenze tra tutti gli ambiti territoriali. Alla Slovenia, alla Croazia spettavano 24 frequenze e sono state assegnate, ed erano frequenze che le nostre emittenti regionali usavano normalmente nel nostro territorio, che adesso non potrebbero più usare. Quindi la ripartizione delle frequenze non è stata né una decisione di vendita, è stata la conseguenza di un accordo internazionale. E sulla base di questo accordo internazionale l'Italia ha avuto un certo numero di frequenze. Su questo numero di frequenze non tutte potevano essere assegnate
alle emittenti televisive, perché una quota doveva essere riservata al sistema telefonico, ai sistemi telefonici successivi, una quota per legge doveva essere attribuita anche alla, essere conservata per la vendita successiva, cioè per essere messa alla, essere appaltata praticamente per nuovi soggetti che volessero, che potessero acquistarle. Quindi restavano delle frequenze, quelle frequenze sono state distribuite dall'Agico, secondo il piano dell'Agico, e distribuite, assegnate dal Ministero. Beh.